oggi andiamo a realizzare insieme una cesta porta tutto, porta giochi, porta biancheria, panni sporchi, giornali, gomitoli, quello che volete. Una cesta porta tutto, bellissima, molto capiente, che potete posizionare dove vi piace, vicino al divano, piuttosto che nel bagno, piuttosto che dentro un mobile, come preferite. Gli usaggi sono tantissimi, e il progetto è veramente molto molto bello. Per realizzarlo ci occorre una base in legno. Io vado ad utilizzare questa, che ha un diametro di 30 cm, e poi vado ad utilizzare la corda bobini jumbo 9 mm, e me ne occorrono due, e io ho scelto due tonalità diverse. La farò bicolore, altrimenti potete farla anche tinta unita. Nel mio caso ho scelto il color mauve e il color peony, che è questo qua, che andrò a mettere insieme. Per lavorarla, io utilizzo un uncinetto numero 12, e per passare e aiutarci nel primo giro vi occorre un uncinetto più piccolo. Io nel mio caso sto utilizzando un 5, ma serve solo proprio per tirare fuori il filo, nel primo giro, quindi potete usare qualunque numero di uncinetto che avete in casa. Come sempre, tutto il materiale lo trovate disponibile sul sito www.merceriamari.it, e ora passiamo alla realizzazione. Allora, per partire potete partire da un punto qualsiasi, da un foro qualsiasi. Dovete prendere il filato, tenerlo così piegato a metà, come sto facendo io, quindi in questo modo. Prendete l'uncinetto più piccolo, passate dentro il foro, agganciate il filato piegato a metà e lo tirate fuori, in questo modo. A questo punto prendiamo l'uncinetto grosso e lo inseriamo all'interno. Passiamo nel foro a fianco, riagganciamo il filo con l'uncinetto piccolo e lo tiriamo fuori dal foro, in questo modo. Dopodiché lo agganciamo con l'uncinetto grande e lavoriamo il primo punto basso. Così, dopodiché uncinetto piccolo, passiamo nel foro, estraiamo il filo. In questo modo ci inseriamo nell'uncinetto grande e facciamo una maglia bassa. Questo è il modo che io preferisco per iniziare e passare nei fori. So che qualcuno fa passare la corda anche con le mani, ci sono diversi altri sistemi. Io preferisco utilizzare i due uncinetti, secondo me è il metodo più rapido, però poi ognuno può adottare la tecnica che preferisce, ecco. E dobbiamo realizzare un punto per foro, senza aumenti né niente. Andremo a lavorare una maglia bassa per ogni foro della base. Procediamo così fino al termine del giro. Una volta terminato il giro, vedete dove siamo entrati, un punto per ogni foro, abbiamo lavorato una maglia bassa, questo è il risultato finale. Dobbiamo girare il lavoro da fuori. Con l'uncinetto andiamo a inserirci qui nel primo punto, agganciamo l'asola e la facciamo fuori uscire, in questo modo, catenella e poi una maglia bassa. Quindi facciamo una catenella e poi subito una maglia bassa, ok? Questo lo andremo a fare solo questo primo giro, dopodiché non lo faremo più, e andremo a lavorare i punti bassi così come si presentano. Quindi sempre senza aumenti, non dobbiamo fare nessun aumento, lavoriamo semplicemente una maglia bassa per ogni punto sottostante. Ok? Quindi procediamo così per tutto il giro. Una volta terminato il primo giro di maglia bassa, adesso iniziamo con il punto vero e proprio. Allora, io non vado più a chiudere il giro perché a me non piace che si veda la cucitura, quindi io giro a spirale. Altrimenti, se volete, potete anche fare la chiusura del giro, ma ripeto, a me non piace e io non la faccio.
Quindi punto direttamente nel primo punto che mi trovo davanti, che sarebbe il primo punto del nuovo giro, e andiamo a lavorare a punto spiga, punto maglia, chiamatelo come volete, questo punto dove è praticamente una variante della maglia bassa, dove non andiamo a prendere la maglia bassa qui dove siamo soliti prenderla, ma andiamo a puntare al centro delle due stanghette verticali del punto, qui in mezzo, vedete dove c'è questa V che si vede molto bene, dove ci sono queste V, andiamo a puntare al centro, ok? Quindi non qui dove si punterebbe di solito, ma qua giù. E poi facciamo una maglia bassa normale. E vedete che puntiamo al centro della V di nuovo. Di nuovo. E così via. Vedete che vengono fuori questo punto tutto con le V. È sempre una maglia bassa, però cambia solo il punto dove andiamo a inserire l'uncinetto. Lavoriamo sempre solo un punto per foro e procediamo così, diciamo, per tutto questo giro e per tutti i successivi fino ad aver ottenuto l'altezza che si desidera. Io vado a lavorare tutta la matassa di questo colore e poi proseguirò con l'altra dell'altro colore. Quindi con la prima matassa andiamo avanti finché praticamente ne avete. Allora, guardate, sono andata avanti a lavorare, come vi dicevo, tutti i giri finché ho avuto del colore peoni e in totale ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri di maglia bassa più il giro all'interno dei fori, quindi sono diciamo 8 giri in tutto e poi ho realizzato 5 giri con l'altro colore che vi avevo detto che io avevo scelto il mauve. Quindi questi sono i giri che ho realizzato e questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a vedere come fare le maniglie e concludere la nostra cesta, che è meravigliosa. Ovviamente se la volete più alta potete continuare magari con un terzo colore oppure potete riprendere il colore del fondo e farla più alta. A me basta per l'uso che devo farne io un'altezza del genere e quindi io mi fermo qui e adesso faccio le maniglie e poi ancora un giro attorno e basta. Ok? Quindi ho iniziato il sesto giro e sono andata, prima di iniziare il sesto giro, a individuare e a mettere i marker nei punti dove voglio che vengano posizionate le maniglie. Quindi ho messo i marker 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti di distanza uno dall'altro, perché in questi 6 punti noi andremo a fare le catenelle e faremo la maniglia. Quindi, una volta individuato dove volete la prima maniglia, per centrare l'altra, io vi consiglio di chiudere la cesta a metà in questo modo. Quindi vedete, proprio prendete i laterali, li schiacciate e la unite insieme e andate a centrare e a mettere i marker in corrispondenza dall'altra parte. Vedete che io qui ho segnato i marker anche dall'altro lato, ok? Quindi questa è la cesta chiusa a metà e vado così a individuare i 6 punti corrispondenti dall'altro lato. Dopodiché la riapro e mi ritorna esattamente in posizione e io ho i miei marker. Quindi, finiti di lavorare l'altezza, diciamo che desiderate, iniziate il giro delle maniglie. Quindi vedete che io l'ho iniziato qui, ho iniziato a lavorare, diciamo, quello che è il mio sesto giro con il colore mauve. Arriviamo con le maglie basse fino a dove abbiamo posizionato il marker e dove abbiamo posizionato il marker andiamo a fare le catenelle. Quindi, come vi dicevo, io ho individuato 6 punti, da marker a marker ho saltato 6 punti, in corrispondenza delle quali andremo a lavorare 8 catenelle.
In questo modo e ottengo una maniglia così. Se la volete un po' più alta, potete fare anche 9 o 10 catenelle. Nel mio caso io mi fermo così. Salto al punto dopo il marker, quindi il mio marker è qui, vado nel punto dopo e riprendo a lavorare i miei punti a maglia bassa, diciamo a spiga. Ok, quindi questo è il risultato della mia maniglia. A questo punto vado avanti a lavorare le maglie basse normalmente fino ad arrivare al marker dall'altra parte, dove di nuovo andremo a fare le catenelle per fare la seconda maniglia. Arriviamo di nuovo qui in prossimità del marker, quindi ci fermiamo con i punti appena prima del marker, nel punto prima del marker, e di nuovo ripetiamo le nostre 8 catenelle. Saltiamo tutte le maglie, quindi andiamo dopo il marker e riprendiamo a lavorare le nostre maglie basse. E vedete che voilà, abbiamo fatto la seconda maniglia. Adesso completiamo il giro lavorando tutte le maglie così come si presentano fino ad arrivare di nuovo al manico dall'altra parte che vediamo come si prosegue. Allora, arrivati di nuovo qui in prossimità della maglia della maniglia, facciamo una maglia bassa nell'ultimo punto. Prima di partenza delle catenelle e dopodiché andiamo a lavorare 10 maglie basse nell'arco delle catenelle, puntando proprio attorno a tutto l'arco. Quindi senza puntare dentro ogni catenella, puntiamo nell'arco e andiamo a lavorare 10 maglie basse. 10 perché stia proprio bello compatto, che i punti stiano belli compatti e vicini uno con l'altro. E vedete che io punto attorno a tutte le catenelle. Voilà, fatte tutte e 10 le maglie, guardate che bel manico sostenuto che abbiamo. Andiamo di nuovo a lavorare il primo punto che ci troviamo qua. E poi tutti i punti a venire così come si presentano fino ad arrivare alla maniglia dall'altro lato, dove di nuovo andremo a ripetere la stessa cosa che all'interno delle catenelle, all'interno di questo arco, andremo a lavorare 10 maglie basse. Ok? Quindi completiamo il giro e ripetiamo lo stesso procedimento dall'altro lato. Come ultima cosa, guardate una volta realizzate le maniglie, questo è il risultato. Io sono molto soddisfatta. Come ultimissima cosa andiamo a fare il rinforzo nel bordo, ovvero un giro di maglia bassissima che fa questo motivo che è sia decorativo che di rinforzo al bordo superiore, ma poi secondo me è anche molto molto bello. Quindi consiste semplicemente nell'andare a fare per ogni punto che abbiamo una maglia bassissima, questa volta presa esattamente dove si deve prendere il punto quando si lavora una maglia bassissima normale e facciamo tutto un giro perimetrale a maglia bassissima, passando anche sulle maniglie, come adesso vedremo. Una volta arrivati in prossimità delle maniglie, proseguiamo a lavorare sempre a maglia bassissima, quindi vedete adesso qui sono sulla maniglia, punto sempre qua sotto, dove abbiamo fatto le maglie basse e vado a fare il mio giro sempre di maglia bassissima, quindi anche attorno ai punti delle maniglie. Vedete? In questo modo.
E procedo così, quindi attorno a tutta la maniglia, e completo il mio giro, sempre a maglia bassissima. Arrivati alla fine staccheremo il filo e avremo praticamente concluso il nostro bellissimo cestone. Guardate, ho terminato di realizzare la cesta, questo è il risultato finale. Ho fatto anche la scritta Sweet Home con la tecnica del tricotin con il cavo e se qualcuno fosse interessato sul nostro profilo Instagram pubblicheremo un reel con il tutorial di come realizzare queste scritte. Quindi potete seguirci se non, già non lo fate anche sulla nostra pagina Instagram per rimanere aggiornati su tanti consigli utili e mini tutorial che pubblichiamo. Qui ho messo la targhetta con il nostro logo fissata con la vite, che combacia con il punto di chiusura e il termine del giro in modo da mascherare la chiusura del giro e avere la nostra targhetta. E quindi diciamo che questa è la nostra cesta, guardate che bella, con i suoi manici, la scritta pronta per essere usata per impreziosire la nostra casa, ci si possono mettere dentro i giornali, le coperte, i panni sporchi, tutto quello che si desidera, ecco, sono delle bellissime ceste portatutto, si possono usare anche come portagiocattoli per i bambini, e mettere tante tante cose, quindi spero che questo progetto vi piaccia, se provate a realizzarlo aspetto le vostre foto. Un bacione!